fatta in un modo pazzesco, come non l'avevo mai visto in vita mia. Oggi mi sembrava un'altra persona, ed in effetti oggi la paura di uscire assolutamente non lo faceva attaccare. Forza adesso, vediamo un po' se riesce a cambiare ritmo, andare come sa, perché se ci riesce lì massacra ancora, io ne sono convinto. Sta sciando bene, ma tiene sempre un pelo troppo, tiene troppo, mollare sti sci Alberto. Qui da metà in giù deve cambiare ritmo, non ha sciato male ma ha tenuto troppo. Lui ha un vantaggio su Omod di 5 centesimi, vediamo un po' come arriva all'intermedio. Mollare gli sci, mollare, vedete che roba, perde 39 centesimi, perché non li lascia andare? Scia bene, non commette errori, ma gli sci non corrono, via, mollare sti sci. Non c'è niente da fare, Alberto è in grado di fare molto di più, ma ha questa remora che gli impedisce di attaccare. Anche questa manche assolutamente non è una manche da Alberto Tomba. Qui è finalmente lasciato andare un po'. Qui sul finale ha lasciato andare, forse ce la fa, 38,65, bene o male, 54 centesimi a Chietilandre Omod, ha lasciato andare sul muro finale. Se li rivedessimo in parallelo, io sono sicuro che Omod e Tomba in cima al muro sono... Ma ora bisogna seguire Thomas Tangastinger, 3/11 posti per lui quest'anno, ha un decimo di vantaggio su Alberto Tomba alla termine della prima prova. Vediamolo un po'. Per ora primo Tomba, secondo Omo, terzo Girardelli, quarto Cosir, quinto Sicola, sesto Furzet, settimo Strolz, ottavo Patrick Staub. E Tangastinger sta largo, passa lontano dai pali ma cerca di far correre lo sci appoggiandosi sul bordo della bocchetta che già si è formata, e guardate, in netto vantaggio su Alberto Tomba, che invece nella prima parte assolutamente non ha fatto questo, anzi era sempre sugli spigoli. Ha perso, pensate, quasi mezzo secondo nella prima parte Alberto. Vediamo un po'. Il muro finale di Alberto Tomba è stata una roba travolgente. Vediamo se anche gli altri ci riescono. 37, 38 e dietro. 39, 19. Guardate che roba, un secondo gli ha dato. Da metà, dall'intermedio alla fine Alberto ha dato quasi 9 decimi, 8 decimi, 80 decimi, non ho il conto esatto. Tra 8 e 9 Ed ecco ora Finn Christian Jagr, il campione olimpico, un 12°-14° posto per lui quest'anno, una stagione per adesso molto deludente, 21 centesimi di vantaggio su Alberto Tomba al termine della prima prova, uno Jagr che si è finalmente ritrovato sui nevi di Garmisch, sta tornando in forma molto buono in questi passaggi, si rivede la rapidità di questo ragazzo che è sempre stato molto centrale ma anche molto rapido nella sciata, è in ritardo di 3 centesimi rispetto ad Alberto, quindi una prima parte di manche evidentemente lenta per Jagr, che ha rischiato di incrociare le punte in quella tripla, quindi considerato quanto Alberto è andato nel finale, se Jagr non fa l'uovo, come si suol dire, difficilmente può passargli davanti, Alberto recupera un'altra posizione. Purtroppo sono Fogdoe soprattutto, a me preoccupano Bittner e Fogdoe. 39-40-01, settimo Finn Christian Jagr, che ha fatto una manche decisamente deludente, fra 5 secondi a 25 centesimi di secondo. In azione, Armin ovviamente ci tiene moltissimo a fare una grande gara qui sulle nevi di casa sua. Le prime tre porte non brillanti, adesso sta sciando di nuovo bene Bittner. Fa fatica anche lui, però questi sono errorini che si pagano, Non ha fatto una prima parte travolgente Bittner. Vediamo un po' come arriva l'intermedio. Anche qui un piccolo errorino. Non è fantastico, infatti indietro Bittner, 40 centesimi. Non ha sciato per nulla nella prima parte Armin Bittner. Assolutamente non dovrebbe a questo punto creare più problemi. Mancano Strainfog, Doe e Roth. Un'altra gara di quelle col cuore in gola per queste rimonte incredibili di Alberto Tomba, che non si sa mai se bastano o non bastano. Chiude Bittner ottavo con 1,39 di distacco. E ora tra 5 sembrava quasi non facesse le curve, ma attenzione a Strain. Strain ha sempre rovinato tutto nelle seconde prove quanto di buono faceva nella prima, fino ad ora. Vediamo se tiene in questa seconda manche invece. Gli ripeto che ha un vantaggio su Alberto Tomba di 32 centesimi di secondo. Ha sciato molto regolare nella prima parte, senza fare errori, non so però se è anche veloce. 15-16-08, praticamente è invariato, ha sciato come Alberto fino adesso, a questo punto è dura che riesca a far meglio, però deve fare anche lui una gara pazzesca. Beh, sta lì davanti, ha incrociato le code, incredibile, si è seduto, ha incrociato le code, non è riuscito a invertire, si è salvato ma ha perso tempo, a questo punto non credo che possa stare davanti ad Alberto.
38 e dietro, 39, 66, quarto, 1-0-1, Alberto Tomba è un'altra volta sul podio, ma adesso vengono, immagino sarebbe una liberazione pazzesca per lui, ma attenzione a Fogdoe, primo in Val d'Isère, primo a Kranjska Gora, Thomas Fogdoe, quasi mezzo secondo di vantaggio su Alberto Tomba per lui. Vediamo un po' lo svedese, la sua sciata un po' dinoccolata. E anche lui, errore, ha sicuramente pagato. Anche lui, stavo per dire, fa fatica a sciare qua in alto. Adesso non vorrei che si scatenasse per quell'errore. Qui si è rimasto seduto e sbaglia ancora, fuori, cioè in gara, ma direi che non ha più chance. 16-60, beh, pensate che roba, con tutto quello che ha fatto è ancora lì vicino ad Alberto. Non ha più chance, ho parlato un po' troppo presto, temo, anche se Alberto sotto è andato talmente forte. Vediamo un po' sto Fogdo, sul muro, no, non riesce, non dovrebbe farlo, no, è dietro, 39-58, quarto Fogdo e Alberto Tomba, manca solo Peter Roth, non era ancora lui, poi già meglio nella parte centrale, anche se ancora non era la manche che volevo vedergli fare, in 10 porte un treno, ha cambiato marcia, è andato dritto, è andato come una bomba, come più forte non si può. Eccolo Peter Roth, una bella responsabilità per lui, ha vinto una sola volta in carriera a Mount Hutt, ora a 32 anni si trova al comando della gara con l'atleta che è in testa 56, sa che Tomba ha fatto una grande prova e quindi sa che non può certamente dormire sul tempo che ha fatto segnare nella prima parte. Vediamo un po', lui ha una sciata strana, non si capisce mai in pieno se va forte o se non va forte. Per adesso è abbastanza regolare, però commette l'errore di voler stare attaccato al palo invece di attaccarsi al bordo della buca. Qui buono. E all'intermedio arrivano con ancora un leggero vantaggio per Roth. Vediamo un po'. 15-76. Lo stesso vantaggio. 61 centesimi. Anzi, l'ha incrementato ancora. Che dura che è. Vediamo un po'. Si è seduto un attimo, ma si è salvato. Il muro finale. Tutto dipende qui. All'ingresso non è stato brillantissimo Roth. L'ingresso sul muro è stato brillante. Arrivano a centesimi. 34, 35, 36, 37, ce la fa Alberto, ce la fa, 38 e dietro, 39, 26 e quarto con 61 centesimi e sale l'uno di Alberto Tomba che va a abbracciare il tedesco, ma dentro di sé sono convinto ha una felicità incredibile, si butta dai suoi tifosi, Alberto Tomba va verso gli amici di Castel De Brizzi che sono sempre lì con lui, almeno credo siano loro anche se non riesco a vedere